La creazione della consulta del commercio, una delle novità annunciate ad inizio mandato dall'assessore con delega alle attività produttive Raffaele Daniele, è realtà ed è stata al centro del Consiglio Comunale. Uno strumento concreto molto importante, secondo l'assessore vice sindaco. È un organismo intermedio che consente a chi opera nel commercio, a tutte le parti interessate a quel determinato campo, di dire la loro e di essere istituzionalizzate. A livello commerciale le cose nel centro storico dell'Aquila vanno molto meglio se si fa il paragone tra giugno 2018 e giugno 2019, frutto anche del lavoro di ascolto e unità che si sta facendo con commercianti e associazioni di categoria. Ho parlato con molti commercianti e il raffronto giugno 2018-giugno 2019 è fortemente positivo, quasi per tutti praticamente. È chiaro che il nostro impegno è massimo, siamo in una congiuntura che non è tra le più semplici, però lavorando tutti quanti insieme abbiamo una possibilità in più. È notizia ufficiale intanto che all'Aquila tornerà l'UPIM del gruppo OVS, catena che ha fatto la storia commerciale della città, con il suo storico punto vendita a via Sallustio. Qualche polemica da parte dei cittadini per il fatto che non tornerà in centro, ma questi colossi, in un centro ancora in ricostruzione, non possono ancora ben operare. Ad ogni modo la notizia è positiva, perché ci saranno ben 15 assunzioni e il ritorno dell'UPIM per Daniele rappresenta una vivacità commerciale importante. Devo dire la verità, da un'operazione nostalgia a me sarebbe piaciuto l'UPIM a via Sallustio, però già che torna, apre e ci dà la possibilità di portare nuovi posti di lavoro, poi è di un gruppo molto importante, il gruppo BS, quindi sicuramente è una notizia positiva per la nostra città.